eccoci qui, ciao a tutti e a tutte, benvenuti qua in biblioteca. Io sono Valeria della biblioteca, con me oggi ci sono Marco Fossati dell'Incontro Giovani. Ciao! E Floriano Buratti, cittadino brugherese. Ciao! Grande amante dei giochi da tavola e grandissimo conoscitore e appassionato. Allora, siamo qui oggi perché noi siamo il team organizzativo dei Ghirlanda Games. I Ghirlanda Games sono nati quest'estate qui a Palazzo Ghirlanda e sono state delle serate da così, dove ci siamo incontrati per giocare insieme ai giochi da tavolo. Giochi da tavolo che sono stati prestati gentilmente dalla cooperativa di Apason, quindi dall'Incontro Giovani. Qualche gioco l'abbiamo anche tirato fuori dalle nostre relative case, ma molti giochi sono arrivati grazie a Floriano dietro la telecamera in questo momento. Siamo qua perché quello che ci piaceva fare per questo Natale era di consigliarvi tre giochi da mettere sotto l'albero. Sono giochi tutti differenti per diverse età e anche per diverse tipologie. Che altro dire? Io direi che andiamo subito a conoscerli, a scoprirli, ma prima di tutto vogliamo anche dirvi di seguirci nel 2021, perché il 2021 sarà un anno pieno di sorprese, di novità dal punto di vista ludico qua in biblioteca. Quindi non ci perdete di vista, se avete amici che adorano giocare ai giochi da tavolo, se conoscete qualcuno che a cui piace questo mondo, o anche semplicemente che non gli piace ma vuole provare, mi raccomando, seguiteci su tutti i nostri canali social. Quindi io direi che andiamo a giocare? Andiamo! Il primo gioco che vogliamo presentarvi è Draco, di Adam Calusa, per due giocatori, della durata di circa 30 minuti e per un'età dagli 8 anni in su. Questo è il gioco che vi consigliamo perché, essendo per due giocatori, se dovessimo tornare in zona rossa, questo è il gioco per voi. Vediamo insieme adesso i componenti e il setup del gioco. Allora, vediamo come si gioca a Draco. Ogni giocatore a inizio pesca 4 carte dal suo mazzo. Parte il giocatore Drago. Solo nel primo turno, ogni turno di un giocatore può fare due azioni. Solo nel primo turno il giocatore Drago potrà fare solo un'azione. E deve scegliere una di queste due azioni. O pesca due nuove carte, oppure gioca una carta che ha in mano. Pesca due nuove carte, si può alternare, deve fare queste due azioni, può alternare queste due azioni come vuole, o pescare due volte, o giocare due volte le carte, o giocare una carta e pescare carte. Però quando ha un massimo di più o sei carte, deve ritornare con una mano di sei carte massimo, quindi scartare quelle in eccesso. Quali carte ci sono? Sono carte molto semplici, carte che fanno muovere, quindi dove si vede la zampa con scritto 2 vuol dire che il drago può muoversi di 2 in qualsiasi direzione. Oppure ci può essere una carta con il morso, come questa, vuol dire che il drago adiacente a un nano può fargli un morso con 2 danni. Quando c'è un attacco, i nani possono rispondere con una carta scudo e quindi difendersi. Se non riescono a difendersi, il dado che ha ricevuto il morso o l'attacco deve segnare i suoi punti ferita negli spazi corrispondenti alle caratteristiche del nano. Lo stesso vale per i nani. I nani hanno delle carte dove ci sono i piedi, in cui si possono spostare di quel numero di caselle, oppure hanno un'ascia con riportato un valore che, se sono adiacenti al drago, potranno fargli quel numero di danni. Anche il drago ha delle carte scudo che, quando ricevono un attacco, può rispondere subito con la carta
per ripararsi dei vari danni. I primi danni che riceverà il drago andranno messi sulle prime quattro spazi che ha sopra, perché dopo, nei danni successivi, il giocatore che comanda i nani può decidere se fargli danni alle ali, alle zampe o al fuoco, perché in caso farà danni alle ali il drago non potrà più volare, se farà danni su tutte le zampe non potrà più muoversi, oppure sul fuoco non potrà più sputare fuoco. Quindi, a seconda dei danni, potranno decidere i nani dove colpire. Anche i nani, se riceveranno un tot di danni massimo che potranno sopportare della propria scheda, anche loro verranno eliminati. Quindi il nano corrispondente verrà eliminato e ce ne sarà meno. Quindi, come abbiamo detto, si continua così, giocando carte 1 e azioni, come abbiamo detto, una volta a turno, finché non si arriva alle condizioni di fine partita. Quindi ripetiamo che il drago vince se riesce a eliminare tutte e tre i nani vincono se riescono a fare danni, a eliminare il drago. Un'altra condizione è che se il giocatore dei nani gioca l'ultima carta e il drago è ancora vivo, riesce a scappare via e quindi vincere la partita. Questo è tutta la spiegazione di Draco. Super Farmer, autore Carol Borsuk, per età 6-99 anni, giocatori da 2 a 6. Andiamo a vedere insieme i componenti e il setup del gioco. Allora, eccoci qua con Super Farmer. Super Farmer è per 1-6 giocatori e ogni giocatore ha la sua fattoria, bellissima la fattoria, i conigli, le pecore, i maialini, la mucca e il cavallo. Si comincia, ogni giocatore comincia con soltanto un coniglietto ciascuno. Poi, qui vedete ci sono tutti gli altri animali che piano piano dovremo conquistare, i fantastici cagnoloni, woof woof, e i cagnolini, woof woof. E poi ci sono questi due bellissimi dadi. Sui dadi ci sono tutti gli animali che i giocatori devono cercare di ottenere per riempire la loro fattoria di animali e per poter così vincere. Come si gioca? La prima cosa è tirare, lanciare questi due bellissimi dadi che fanno un bellissimo rumore. Eccolo qua, coniglio, coniglio. Ho ottenuto questi due conigli che, messi insieme a questo coniglio, mi fanno tre conigli. Per avere un coniglietto ne bastano due. Questa coppia di conigli mi consentirà, lo sappiamo tutti come succede, di avere un altro coniglietto. Poi mettiamo che questo giocatore fa un'altra giocata. Mi fa pecora maiale, io non ho né una pecora né un maiale, con un maiale solo e con una pecora sola non si può avere un maialino e una pecorella, e quindi questo tiro è andato a vuoto. Quando abbiamo raggiunto un certo numero di conigli, mettiamo che ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 conigli, si possono fare degli scambi. Il valore di tutto quello che abbiamo è indicato qua. Per avere una pecorella dobbiamo dare 6 conigli, per cui io posso dar via 6 conigli e ottenere una pecorella. Se poi al mio tiro di dadi mi capita una bella pecorella, pecorella più pecorella, più pecorella, ottengo un'altra pecorella. Poi, per riuscire ad avere un porcellino, ho bisogno di 2 pecore e così via. Insomma, più si va in là, ad esempio per avere una mucca mi servono 3 porcellini e per avere un cavallo mi servono ben 2 mucche. C'è un rischio in questo gioco, non è che va tutto via così liscio. Perché? Sui dadi c'è la volpe e il lupo. La volpe si mangia, se esce, si mangia tutti i coniglietti, per cui se ne avete tanti, fium, via, se li porta via tutti la volpe. Il lupo invece si mangia tutti gli altri animali, tranne il cavallo. Ma voi potete difendervi. Per cacciare la volpe potete prendere il cagnetto e per cacciare il lupo potete prendere il cagnone.
cagnetto e cagnone costano, il cagnetto ti costa una pecora, il cagnone invece ti costa ben 3 maiali. Vince il gioco chi per primo riesce ad ottenere almeno un coniglietto, una pecora, un maialino, una mucca e il cavallo. Buona fattoria a tutti! Beh. Adesso vediamo insieme Ticket to Ride Europa. L'autore è Alan Moon. Per 2-5 giocatori da 8 anni in su e il tempo stimato è 30-60 minuti. Un gioco per tutti. Ciao, adesso vediamo il setup e le componenti di Ticket to Ride Europa. La plancia di gioco che rappresenta l'Europa con le varie tratte e le varie città. Ci sono le carte obiettivo divise in destinazioni lunghe con lo sfondo blu e destinazioni brevi con lo sfondo marrone. Le pedine segnapunti che vanno messe all'inizio del gioco sul segnapunto numero 0. Le carte vagone con i diversi colori e infine i vagoni e i trenini di diverso colore per ogni giocatore. Ok, ad ogni giocatore vanno date un colore diverso di trenini, vengono consegnate 4 carte vagone per ogni giocatore e in ultimo vengono date le carte obiettivo, una lunga con lo sfondo blu come abbiamo detto prima e per partire 3 invece tratte brevi con lo sfondo marrone. I segnalini punto vanno messi sullo 0. Adesso si può iniziare a giocare. Lo scopo del gioco è chiudere tutte le tratte che ci sono state date all'inizio facendo più punti degli altri giocatori. Come faccio a chiudere le tratte? Ovviamente posizionando i trenini del mio colore. Facciamo un esempio. Tratta Barcellona Bruxelles. Per chiudere questa tratta dovrò posizionare dei trenini, 2 su questa parte grigia, 4 sulla parte verde oppure blu, 2 sulla parte rossa oppure gialla e sono arrivato a Bruxelles. Per mettere giù i nostri treni e i nostri vagoni devo avere le carte vagone del colore corrispondente alla tratta. In questo caso, se devo fare Pamplona-Parigi, devo avere 4 carte vagone di colore blu nella mia mano di gioco. Una volta che ho raccolto le 4 carte blu, le scarto, prendo i miei vagoni e li posiziono sulla tratta Pamplona-Parigi. Per ottenere le carte vagone, ad ogni turno o ne pesco 2 dalle 5 che sono scoperte, oppure ne pesco 2 dal mazzo coperto. Questa carta in particolare è il Jolly, quindi posso utilizzare anziché 4 carte blu per fare la tratta, posso usarne 3 più la carta Jolly che automaticamente mi diventa blu. Quando un giocatore rimane solo con 2 vagoni, il gioco termina. Vince il gioco chi totalizza più punti. Come faccio a fare i punti? Chiudendo le tratte, ogni tratta mi dà un tot di punti, e utilizzando anche la lunghezza delle tratte e dei miei vagoni. Ad esempio, una tratta da 4 come quella blu vista precedentemente aggiungerà 7 punti, una tratta da 2 ne aggiungerà solo 2. Buon viaggio a tutti! Vabbè, nel frattempo vi diciamo che ci ha raggiunto anche Marcello dell'Incontra Giovani che ci ha raccontato Ticket to Ride Europa e direi che non prendiamo altro tempo, no? No, cioè, non prendiamo. Schizzate, correte fuori ad acquistare, tanto siamo in zona gialla, si può fare, sì, fino alle 10. Schizzate, correte fuori a cercare questi meravigliosi giochi.
Per qualsiasi dubbio, perplessità, chiarimento ci potete contattare alla mail della biblioteca biblioteca@comune.brugherio.md.it oppure alla mail dell'IG, che è molto più corta, igbrugherio@gmail.com. Per altre cose seguiteci sui nostri contatti social. Questo video andrà su YouTube, sulla pagina della biblioteca di YouTube, social, Facebook, Instagram. Per voi e anche la pagina della biblioteca sul sito del comune. Direi che buon gioco a tutti e ciao, alla prossima. Buone vacanze, enjoy!